Sciopero e presidi a Firenze come nel resto della Toscana nel giorno della fiducia al Senato sulla riforma del lavoro, il Jobs Act. Così ha risposto la Regione alla richiesta di mobilitazione lanciata ieri dalla leader della CGIL Susanna Camusso dopo l'incontro con il Premier Renzi. Per i lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche di quelle della zona di Firenze Nord, oggi 2 ore di sciopero con raduno davanti alle Saote dove è in corso una brutta vertenza. Proteste e assemblee anche al Nuovo Pignone, all'Infogruppo, alla Targetti, alla Basilica, alla Siram, alla Galileo, alla GKN di Campi Bisenzio, con un presidio dei lavoratori davanti ai cancelli. Mobilitazione anche a Empoli, con presidio in Piazza della Vittoria, alla Pirelli di Figline. La mobilitazione è forte, ma per tutti l'appuntamento resta quello del 25 ottobre a Roma. Il governo fa un atto di imperio, perché si fa dare una delega in bianco dove addirittura quello che riguarda l'articolo 18 il governo lo dirà con i decreti attuativi tra qualche mese. Una delega in bianco che chiede sostanzialmente mano libera a rendere totalmente esigibile, non per le imprese ma non più per le persone che in esse ci lavorano, diritti insindacabili come ad esempio il divieto per le imprese di controllare i lavoratori a distanza durante le loro attività, il divieto previsto tutt'oggi nelle imprese di non poter demansionare i lavoratori, domani lo potranno essere, quindi essere pagati meno e cambiati anche di mansione. Quindi noi ci troviamo di fronte a un attacco ai diritti civili della persona, non a dei diritti sociali, perché essere liberi di pensare e di credere dentro un luogo di lavoro è essere dei liberi cittadini. A Piombino la protesta contro lo smantellamento dell'articolo 18 è andato in scena con gli operai della Lucchini in catene.